Se vuoi complicarti inutilmente la vita, ascolta il telegiornale e va al cinema. Perché? Perché la tua vita è già bella piena, o perlomeno dovrebbe essere piena di avvenimenti, avvenimenti che riguardano te, cose importanti. Queste sono le notizie della tua giornata, della tua esistenza. Se invece vuoi complicarti la vita inutilmente, fai così. Dimentica la tua vita, da una parte dimentica di essere, dimentica di esistere e vai ad ascoltare cosa dice il telegiornale. Il telegiornale che ti racconta dei fatti spiegati malissimo, non ti spiegano mai le cause al telegiornale, oppure vai al cinema a vedere quelli là che per finta stanno vivendo, mentre tu non stai vivendo. Quindi se vuoi buttare via la tua esistenza, dimentica te stesso e vai a vedere cosa fanno gli altri. Nel momento di serietà, Ascolti il telegiornale, nel momento di svago vai al cinema. Questo è sbagliato. Tu devi arrivare a vivere una vita piena per cui la tua esistenza, le tue azioni, le tue amicizie sono le storie che tu vivi e tu sei il protagonista. Ed è una cosa bella, coinvolgente, molto più emozionante del cinema, perché il cinema è fatto per finta e poi, come puoi appassionarti alle vicende di personaggi finti, creati apposta per stimolare la fantasia di persone che non sanno vivere. Quindi come può essere che una storiellina finta possa piacere, possa eccitare milioni di persone? Come può essere che tu ti infili in una sala cinematografica per due ore per sentire la storia di quello che immagina di andare in guerra? Sono sciocchezze. Stai buttando via due ore, per non parlare del fatto che hai dovuto lavorare per procurarti i soldi, per andare a buttare via due ore. Quindi, per andare al cinema, pagando tutto quello che ti serve per arrivarci, non soltanto il biglietto, non soltanto il posteggio dell'auto, ma anche i vestiti per andare al cinema e tutti gli extra, tu devi lavorare qualcosa come 5, 10, 20 ore. E tu butti via 24 ore della tua vita, 30 ore della tua vita, per andare a sentire la favola di uno inventata. Non esiste. Questa è una sciocchezza. Magari quando esci dal cinema ti senti un pochettino allegro perché hai sognato, devi essere tu protagonista della tua vita. Ma peggio di questo è il telegiornale, dove anche lì tu devi pagare per poter avere un televisore dentro un'abitazione con delle particolari condizioni. Tu passi anni per pagarti quelle condizioni, e dopo che hai visto il telegiornale, cosa succede? Succede che sei depresso. Perché ti hanno raccontato delle cose bruttissime, hanno detto questa è la verità bruttissima. E poi ci sono delle sciocchezze, gli ultimi servizi del telegiornale sono sempre delle amenità, delle sciocchezze che non c'entrano nella tua realtà. Ora, se tu fai questo, stai sbagliando, stai sprecando il tuo tempo. Per vivere bene non hai bisogno di telegiornali e non hai bisogno di fantasie inventate dal cinema. Sii sì, tu il protagonista della tua vita. Quando tu hai una bella meta, quando tu ti rendi conto di quello che serve nella vita e lo fai, allora sei a posto. Allora tu sei la persona che si sente bella, piena di significato, che vive e che trasmette qualcosa di importante. Non è una rinuncia. Adesso forse ti sembra una rinuncia dicendo oh non potrò più andare a vedere quelle belle favolette dove c'è quello che inventa. A un certo punto quando tu cominci a vivere ti rendi conto che non hai bisogno di sentire la storiellina raccontata a miliardi di persone che quello è l'eroe del cinema tu stai vivendo perché stai bene questo è importante e allora comincia a diventare protagonista della tua esistenza e sii felice di questo non hai bisogno di nient'altro rendi la tua vita piena di significato questo è importante la tua vita è bella tu puoi modellarla per andare nella direzione di amore, verità e bellezza. Ed è esattamente questo che ti conviene fare.